Ottava corsa premio S Roma, una prova per 3 anni femmine non vincitrici, 5.000 euro in carriera. 1 Diamante Mail, 2 Dundee, 3 Dancer, 4 Divina Call, 5 Dai Vita Jet, 6 Diadema di No, 7 Delta del Circeo, seconda fila 8 Domenica E, 9 Discarda Jet. Problemi per Divina Call. Si va allo stacco che avviene in questo istante, si toglie di mezzo la scarrierante Divina Colle, così al comando si insedia Delta del Circeo, seguita da Diadema di No, che agisce per linee esterne, alla corda invece Dundee, poi più indietro con il numero 1 Diamante Mail. Completamento della piegata con sempre il numero 6 di Diadema di No in proiezione esterna. Cerca di passare, lo fa. Dopo 500 metri a prezzo di spesa comunque considerevole. E ora si ritrova al comando nei confronti di il numero 7 Delta del Circeo, il 2 Dundee, il 3 Dancer, poi l'1 Diamante Mail. 45 scarsi, il passaggio ai 600 per la leader Diadema di No, che ora giunge al paletto di metà gara nell'ordine dell'1 e 2 in rallentamento. Muove però adesso Diamante Mail, che va a pungolare la leader, che è costretta a replicare nuovamente. Quando si va ora al chilometro percorso, all'ordine 1:16 e 8, Diamante Mail che tende a passare a palo lontano nei confronti di Diadema di No. E così Diamante che conduce a metà della piegata conclusiva su Diadema di No, poi Delta del Circeo, quindi ancora Discarda Jet e Dundee. Queste rimaste praticamente in gara con Diamante Mail che se ne va dalla compagnia. E affronta la dirittura d'arrivo con 4 lunghezze di margine nei confronti di Diadema di No, che si mantiene comunque in evidenza per il secondo posto. Molto intervallate le cavalle, vince come vuole Diamante Mail nei confronti di Diadema di No, e per il terzo posto ancora il numero 7 di Delta del Circeo. 2 minuti 8 decimi, 1:15 e 3 per chi vince, ovvero Diamante Mail. E Giuseppe Faruolo guida i treni in colori del signor Cesare Savarese per questa figlia di Nadal Shiva, alla seconda in carriera, ottiene il successo in maniera assolutamente brillante e decisa. L'1 al primo posto, il 6 al secondo, il 7 al terzo per questa ottava corsa dall'ippodromo delle Capannelle.